Signori e signori di Ciocomo, buongiorno, buongiorno. Settimo giorno del nostro tour in giro per il territorio. E allora oggi iniziamo dalla Val d'Intelvi e iniziamo da Centro Valle d'Intelvi. Siamo venuti addirittura, grazie al sindaco Mario Pozzi, nella sala del Consiglio Comunale perché oggi vi presentiamo un personaggio che di San Fedele, di Centro Valle, ex San Fedele, è davvero qualcosa di unico. È il signor Egidio Lanfranconi che è qua con noi e che salutiamo. Adesso lui ci potrà raccontare di tutto e di più. Ma intanto, beh, il tuo vice, Sì, ovviamente, che si chiama? Ettore, Puricelli Ettore. ecco sì, buongiorno Ettore, l'Egidio e il sindaco, Ecco con qua. un cappellino che... Il sindic ha sempre ragione. Buongiorno Mario, È giusto così. grazie. Prendi il microfono vicino. Ah, ok, perfetto. Buongiorno, grazie Mario. Grazie a voi, grazie, grazie. Allora, siamo a Centro Valle d'Intelvi, ex San Fedele. Abbiamo già visto l'anno scorso Erbonne, l'amico che fa le escursioni con le mountain bike, la piscina, la pista di Pump Track che tu hai inaugurato e che sta andando avanti, Sì, poi giusto? quello dei giocattoli. Oh, bellissimo! Sì, Sì, il Museo dei il museo Giocattoli, dei esatto. giocattoli. E adesso siamo qua perché quando ti abbiamo chiesto questa cosa tu ci hai detto: vi presento l'Egidio. Perché l'Egidio? Intanto, buongiorno Mario. Ma buongiorno, allora perché l'Egidio? Quando mi hai chiesto ho detto l'Egidio perché è una persona, penso, unica sul territorio, è la mente storica diciamo, del nostro paese, del nostro Centrovalle e devo dire che quando dobbiamo risalire, diciamo che non troviamo qualcosa in archivio. Chi chiamiamo? Chiamiamo l'Egidio, perché se c'è un problema di fognatura, se c'è un problema sull'acquedotto, se ci racconta magari un po' la storia della guerra, tutte Lui queste. allora è del 1936, Lui è coscritto di primo febbraio. Berlusconi, Lui, coscritto esatto, coscritto di esatto di Berlusconi. Silvio. Ah, il Papa è Berlusconi. È un Per personaggio pazzesco. cui. Allora, va bene, ciao Graziella, un caro saluto anche a te. Sì, oggi siamo qua in valle, adesso iniziamo da Centrovalle, ma soprattutto iniziamo dall'Egidio perché io credo che bisogna farlo parlare e raccontare. Dammi due indicazioni, come si chiamano gli abitanti di Centrovalle? San San Fedelini. Fedelini Ah, e perché adesso San era San Fedelini, Fedele, adesso ok. quelli di Centrovalle non abbiamo ancora dato Ah, esatto. nominativo perché Quanti dobbiamo sono i residenti? 3.800 qualcosa. Sì, sì, 3.800. Mario Pozzi, riconfermato alla carica di sindaco. Sindaco c'ha sempre ragione. Beh, in effetti, adesso è una battuta, è questa è una l'aula del battuta, Consiglio sì. Comunale, però devo dire che in effetti ormai sei da tanti anni alla guida di questo comune, sei diventato anche tu una. Diciamo, ho sempre ragione perché c'ho degli ottimi collaboratori, per quello, Anche sì. lui, che è il tuo vice, c'ha Sì, il mio sempre. vice, sì, che lui ha Esatto. fatto il sindaco per diversi anni a Casasco, per cui è un ottimo braccio destro. Perfetto, sentiamo anche lui, allora il tuo vice, e poi dopo Così. passiamo all'Egidio. Da quanti, ecco, tienilo così, va bene qua. Da quanti anni hai fatto il vice, il sindaco, scusami? Il sindaco l'ho fatto per 17 anni a Ah, però. Casasco, tre Poi mandati tre mandati praticamente, a tre Casasco, mandati a che è qua Casasco. vicino e dove andremo questo pomeriggio a vedere il Parco delle Fiabe, quindi Sì. oggi pomeriggio ve lo facciamo vedere. E poi sei venuto qua col Mario. Con Mario, sì, siamo candidati assieme nel nuovo comune Centrovalle Intero. Io sono stato anche un promotore della fusione dei comuni. Ecco, è vero, perché esatto, qui è il comune accorpato, Accorpato Centrovalle, con quindi Centrovalle, c'è San Fedele. Castiglione, San Fedele e Casasco. Casasco, Castiglione, Castiglione San e San Fedele. Fedele, esatto, sono accorpati esattamente e è venuto Fusi, fuori Centrovalle. Quindi tu Centrovalle. sei favorevole a questa cosa? Sì, Sei sempre... certo, sono sempre stato favorevole, anzi io. Il mio desiderio era che magari in Val d'Intelvi ci fosse un comune unico, massimo due, non più Cavolo di però, due. è vero Ettore, Sì. beh forse è un po' diciamo utopistico perché c'è un po' troppo campanilismo secondo te, Ecco, è vero? esatto. Può Sì, essere? Però in effetti non dice una cosa, cioè un grande senz'altro. comune di Val d'Intelvi, Sì, eh? Val Mettere d'Intelvi. assieme appunto Castiglione, San Fedele, Pigra, Pigra, Bressagno, Bressagno, Cerano, 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 esatto, Spignano. Alta Valle ovviamente, Altavalle, tutto assieme, certo. esatto, in effetti c'hai perfettamente ragione. Massimo due comuni ci volevano. Hai ragione. Allora, adesso passa il microfono a questo signore qua, coscritto di Silvio Berlusconi, Sì, del del Papa. Papa. Allora, Egidio, intanto buongiorno.
Altrettanto lei. A te, dammi del tu. Allora, sei al posto del sindaco, il sindaco ti ha dato la sua sedia qua nel Consiglio Comunale. Nasci nel 36. Primo febbraio. La guerra l'hai vissuta? Tutto. Cosa ti ricordi, Egidio? Io mi ricordo tutto della guerra. Metti abbastanza vicino al microfono. Ecco, così, bravo, bravo Egidio. Ecco, lo so, deve essere stato... Sono sempre abitato a San Fedele, nato e residente a San Fedele. Ah, sei sempre rimasto qui a San Fedele, tu? Sempre. Sì, come residenza. Ok. Però lavoravo sia a Milano che a Como e poi per, diciamo così, per... mi ha mandato su qui a San Fedele. Fa niente. Per punizione, mi ha mandato a San Fedele al Banco Lariano. Ah, facevi il bancario. Sì. Ah, ti ha sentito un bancario. Ah, ok, ok. Va bene, Egidio. No, intanto comunque davvero grazie perché, quindi se sei del 36 hai la bellezza di? 87 anni. 88 è lucidissimo, 88, anche Carla dice 88, un saluto alla Val di Intelvi, ce l'ho nel 88. Cuore, sono molti amici che ce l'hanno nel cuore questa bellissima valle, punto, polmone verde, bellissimo, 88 anni, ecco, ma è perché c'è l'aria buona, perché stai così lucido e sei così, perché sei veramente... No, a dire la verità... Come fai a mantenerti così giovane, Gidio? Mangio e bevo cosa? E non fumo. Ah, ok, non ok. Mangia, fumato. Beve e non fuma, ok. Già questo va bene, importante. No, cosa mangi? Cos'è che mangi? Cioè, ti piace la cazzuola per dirti? Ti Io piace mangio, la trippa? Mangio di tutto, dalla polenta uncia, che un tempo, quando si andava ancora alla festa di San Giovanni, in Tremezzina, c'era il nostro sindaco, il Mario Pozzi, che faceva una polenta uncia. È bravo a fare la polenta uncia il Mario? Specialmente la seconda sera. Ah, quella della domenica? Sì. Quella della domenica. Senti, allora, della guerra ti ho chiesto, Berlusconi e il Papa, vabbè, sono tuoi coscritti, ma sei molto più brillante. Purtroppo non c'è più. Uno è morto. Esatto, il Papa, poverino, qualche problema ce l'ha. Sì, sì. Tu devo dire che sei veramente lucidissimo. Ci hai spiegato il segreto, mangi, bevi tranquillamente. Il vino ogni tanto lo assaggi? Vino l'ho sempre bevuto. D'estate bevo metà bicchiere di vino. Noi ti abbiamo portato l'acqua, però mi hai detto, vabbè. Di acqua minerale o anche del rubinetto. Ok, perfetto. Vabbè. Qui è buona l'acqua buonissimo. Una volta si andava al cantinone dove c'è la Madonna del Carmine. Ah, ok, ok. Si andava giù col secchiello a prendere l'acqua a mezzogiorno e si arrivava su col secchielletto di rame che colava tutto. Incredibile questa cosa. Tienilo sempre un po' più vicino, bravo. Ecco, adesso però, se tu sei d'accordo, Gidio, ti devo far raccontare un episodio che però lo voglio far introdurre dal tuo sindaco, Mario. Ma dobbiamo dire che l'Egidio... Una cosa è pazzesca quella che mi hai detto. Una cosa pazzesca, perché nel mese di novembre mi hanno chiamato che l'Egidio era andato al cimitero a trovare i suoi parenti, sua moglie, e ha avuto un malore e praticamente poi pensavano che l'hanno trovato lì, pensavano che era morto, invece no, l'Egidio penso che sia stato l'unico che è uscito dal cimitero vivo. Io però, ecco, allora me la racconti questa in barella, ecco, ti hanno soccorso quelli del 118. Cosa ti ricordi? Il 30 di novembre io solitamente ho 5 defunti, okay. Tutti i miei parenti, non ecco. E vado, come tutti gli anni, vado a pulire, ecco. Non stavo troppo bene, a un certo punto mi sono seduto sull'ultimo gradino della scalinata che c'è lì e a un certo punto si vede che sono andato... Hai perso conoscenza. Sono caduto. Come corpo morto cade, ecco. Come dicevo quello là. E quindi quando ci hanno dopo visto... Dopo c'erano lì due o tre... hanno chiamato la Croce Rossa e mi hanno partito fuori in barella verso Menaggio. Sei andato in ospedale a Menaggio? A Menaggio. Però ti sei ripreso? Sei qua? Tutti mi dicevano,
Era morto Legidio, mica di ciao, ciao, vi saluto. No, ma Mario, grazie, perché questo è il personaggio del nostro tour, personaggio straordinario. Grazie Egidio di essere venuto. Poi io al mattino praticamente poi ho sentito il figlio alle 11 di sera, così che tornavano a casa, vabbè, niente, io ero tranquillo perché poi con Legidio c'è un rapporto veramente speciale. Al mattino vengo in ufficio e come entro praticamente l'impiegata mi dice, vedo che si mette a piangere, dice ma cosa c'è? E Legidio, io sono rimasto lì perché ho detto ma come Legidio, ma se ho sentito il figlio non mi hanno avvisato. Salgo nell'ufficio, ricevo una telefonata, un carissimo amico ancora di Legidio, Luca Della Casa, che mi dice ma è mor Legidio, ma state tranquilli, non ho sentito niente. Poi chiamo a casa il figlio. E poi per essere tranquillo, perché ho detto ma qui c'è qualcosa che non quadra, chiamo a casa il figlio, gli dico vabbè, ma adesso fatemi capire, passami il papà. E poi mi ha passato il papà, che si era ripreso, e basta. Per cui personaggio è incredibile. Hai ragione Mario, è un personaggio, noi ci fa davvero piacere, ecco, presentare. Tu abiti quindi qui in Centro Valle, Giglio? Centro Valle. Porca miseria, io sai che devo venire ancora il prossimo anno a trovarti, perché io credo che tu ci racconti. Poi sei un appassionato. Poi ecco, mi diceva il sindaco un'altra cosa, che tu sei un grande appassionato di sport e dal primo giorno della fondazione della società calcistica 1973 fai parte del consiglio direttivo della, adesso si chiama Lario Intelvese. Quindi hai messo a posto campi, hai tagliato l'erba, facevo un po' di tutto. Il factotum. Più che altro fatto ettolitri di tè alla sera. Ettolitri di tè e vin brûlé. Ettolitri di tè e di vin brûlé. Perché alla sera. Dimmi Mario. Ecco, vorrei precisare una cosa particolare dell'Egidio su questo aspetto, che praticamente dal 1973 lui ha sempre presenziato due volte alla settimana gli allenamenti, sempre presente fino a tuttora, e tutte le partite di campionato, salvo qualche partita che magari avevano influenza, così. Per cui io un giorno mi sono messo lì a vedere, fare un calcolo, non vi dico quante serate che ha dedicato Legidio praticamente alla società, alla squadra, ragazzi. Due volte alla settimana agli allenamenti, addirittura quando fanno la preparazione, magari anche tutta settimana, lui passa al campo, vede un po' di allenamenti e poi torna a casa. E la domenica tutte le partite, poi non solo quelle della prima squadra, ma anche segue anche il settore giovanile. Penso che ha visto migliaia, migliaia, migliaia di partite, per cui fate il calcolo, e questo penso che sia un esempio per tutti, dal lato sportivo. È vero, è sportivo e non solo, è un esempio davvero di partecipazione attiva al comune, in questo caso alla società. Tifoso, mi dicevi, simpatizzante dell'Inter anche, ma del Grande Toro. Toro. Dammi la formazione. Bacigalupo Balarin Maroso. Sei un mito. Anche il Como hai seguito. Sì. C'era Cardani, bravo. Quadri. Poi c'era. Mi ha regalato le scarpe da calcio. Era un giocatore. Evviva Legidio, scrive Graziella. Evviva Legidio, sono tanti che ti stanno guardando in questo momento sui nostri social e ti salutano e ti fanno davvero i complimenti, perché Egidio, essere arrivato a questa età con quello che ci ha detto il sindaco, hai fatto di tutto e di più, hai messo la tua tantissimo tempo per la società, e sei qui oggi a raccontarci, ci hai detto della guerra, di tanti aneddoti, della cosa del cimitero, che insomma vabbè, adesso lo possiamo raccontare col sorriso, però al momento magari esatto. Ma io avevo sempre il sorriso col cimitero perché so che non era il momento giusto da andare in paradiso. Non dovevi ancora andare sì, esatto. Infatti, esattamente. Senti, cosa ti ricordi di questa tua vita così bella, lunga, 88 anni, tanta cosa, Gidio? I miei erano coltivatori diretti. Ok, avevano i campi quindi? I campi, le mucche. Io fino a 17 anni le davo una mano a mio nonno, perché mio papà lavorava con la comacina, cioè poi Enel, eccetera, eccetera, a accudire le bestie, anche a mungere ogni tanto,
ecco, e fare il fieno, come dice il sindaco, insomma. Portare la gerla. Con l'erba. Incredibile, veramente. Va bene. E no, poi non hai, ma non hai mai pensato di fare politica? No, momento. Va bene, dimmi. Sono stato per una legislazione consigliere di minoranza qui a San Fedele. Ah, ok. Che il comune era lì dove c'era la farmacia. Esatto, esattamente. Di cui io ero il terzo. Il primo era Luigi Lanfranconi, ex sindaco. Poi passato consigliere provinciale. Il secondo era Barella, altro consigliere provinciale. E il terzo era il sottoscritto coltivatore diretto. Perfetto. Allora Egidio ha fatto anche il consigliere comunale e ha fatto di minoranza. All'epoca del Carminati. Esatto. Giovan Battista Carminati. Oh, perfetto. Dicio, ha fatto anche questo e poi ha fatto veramente tantissimo altro. Io devo dire che davvero questo è il personaggio. Quindi è, tra l'altro mi diceva il sindaco, tu sei la memoria storica. Cioè quando ti vogliono, o il vice, ti vogliono chiedere qualcosa, quello che mi ricordo. E ti ricordi tutto, ti ricordi tutto, hai una mente lucidissima. Come fa? Ma scusa, leggi o ascolti la radio, guardi la TV? Non lo so, ti chiedo. No, non ti chiedo di internet perché non so se usi. Resto un po' aggiornato su tutto, specialmente la provincia. Ok, quindi leggi Egidio? Abbastanza, okay. Purtroppo perché io ho studiato fino a pagina 2. Vabbè, erano altri tempi, erano altri tempi. Facevo la scuola qui a San Fedele. Ok. Ecco. Successivamente le commerciali qui, okay. E poi sono andato a Como a fare le tecniche. Ah beh, però infatti, appunto, cavolo. Beh, insomma, è veramente una vita ricchissima di tantissime cose. Memoria storica, quindi hai detto, leggi un po', ogni tanto leggi un po'. La televisione la guardi? Sempre. Specialmente roba sportiva, sempre. Sport lo guardi sempre. Calcio? Ciclismo? E calcio. Formula 1? Quando dicevamo sì. Quando diceva la Ferrari. Ok, va bene. Adesso. Ok. Beh, adesso ci sono le Olimpiadi, Tra poco ci sono. Le segui. Ok, perfetto. Va bene, che dirti? Mario, io ti dico grazie. Adesso devo andare a Blessagno, quindi devo scappare, però. Tempo di guerra. Vuoi dire raccontare? Sì, tempo di guerra. Io mi ricordo dall'inizio della guerra, perché i miei due genitori, mio nonno e mio papà, Mio nonno era un alpino che è morto sul Piave, e mio padre era pure un alpino del quinto Morvegno, Mi ricordo tutti, diciamo, quando c'era la decima mass, in questo stabile c'era qui la Brigata Nera, in questo stabile qui. Dove siamo adesso? Adesso. Ecco, okay. L'uscita era di là, ecco. E beh, sì, credo sono dei ricordi che ti commuovono, Egidio, perché ho visto arrivare i primi reduci. Ah, li hai visti? Li ho visti arrivare. Che emozione. Perché si andava ad Argenio. Io credo che forse a dirlo oggi, cosa hai visto, cos'è, credo che nessuno potrà forse magari pensare a rendere l'idea di quelle che tu hai visto. Si andava ad Argenio a incontrarli, perché non c'era la corriera che veniva. Come si faceva ad arrivare da Argenio a qua? Si arrivava col battello fino a Argenio. E poi c'era la funivia, che io non ho mai visto, perché subito dopo. La funivia? Che portava fin qua a San Fedele? A Lanzo. Ah! No, fino al garage. Fino a qui e dopo San Fedele. Cioè da Argenio a San Fedele c'era la funivia? Sai che non lo sapevo. Le corriere non c'erano. Ah, quindi c'era la funivia. Successivamente la Salvi ha messo corriere che faceva Argenio-Lanzo. Mamma mia, che ricordo anche questo. Che ricordo, Egidio, che ricordo. Grazie davvero. Dico un'altra roba. Dai, dimmene un'altra. Mentre a ottobre, settembre-ottobre, stavamo pascolando le mucche, lì in via che attualmente è la via Rigamonti, arrivavano su delle persone, ero lì io e mia nonna,
arrivavano delle persone da Legno e mi hanno chiesto dov'è la Svizzera. Ho intuito subito che erano di quelli che volevano, erano ebrei, totale. Che volevano attraversare e andare in Svizzera, esatto. Erano in Serbato. Allora li ho accompagnati passando da San Fedele Superiore, li ho portati fino a San Rocco e poi li ho fatto vedere dove era. Ecco. Mi hanno dato un aquilino che era una moneta di 5 centesimi? No, 5 lire. L'aquilino, sì, era sì. D'argento. Ah, sì, l'ho visto, io me lo ricordo, Non so l'ho visto. Come siano andate a finire. Io ce l'ho ancora, ma adesso non li trovo. No, fa niente, Egidio. Allora, davvero, chiudiamo perché devo andare a Blessagno. Qua è la sala comunale del Consiglio Comunale del Comune di Centro Val d'Intelvi, ex San Fedele. Ringrazio il sindaco Mario Pozzi che ci ha portato questo strepitoso personaggio. Ringrazio anche Ettore, il vice. Ciao Ettore, grazie. Ciao. Grazie davvero e tenetevelo stretto, ragazzo. Tenetevelo stretto, non fatevelo. Guardi, anch'io mi ricordo del Lanfranconi quando veniva a pagarmi le bollette della luce per l'orario Intelvi a San Fedele, a Castiglione. Bellissimo, grazie Ettore. Passava tutte le sere a pagarmi le bollette. Grazie davvero, Ettore e Mario di questo incontro. Senti, Egidio, grazie, ti dico grazie. E grazie anche a te. E ecco, bravo, dammi del tu. Penso non sia l'ultima. No, ma il prossimo anno torno. A Vingavella de Murillo. No! A te che mi Vingavella de Murillo. No, alle preste. Tu parli bene te il dialetto. Io mica tanto, però... A dirti la verità. Un saluto in dialetto, dai. A dirti la verità, la maestra mi mandava sempre dell'aula appresso perché io non sapevo parlare l'italiano, perché in casa mia si parla solo in dialetto. Saluta, ecco. Saluta in dialetto, di ciao, buongiorno. Ciao. Cerca di sta bene. Grazie. Gidio, io cerco di diventare come te, mi ha fatto grande invidia, 88 anni, splendido davvero, questo personaggio di Centrovalle. 72 anni di caccia. Sei anche cacciatore? Cacciatore, 72 licenze. E quest'anno prendo la 73esima e poi non vado più. Va bene, ok. Grazie Egidio. È tutto da Centrovalle. Ci vediamo tra poco a Blessagno. Grazie ancora, Egidio. Grande personaggio. Grazie anche a te.